Buonasera e bentrovati a una puntata del tutto inusuale di Trieste in diretta, perché siamo sulla campo di allenamento di Via Locchi, la palestra di Via Locchi, per parlare dei giovani virgulti di Basket Trieste, società affiliata alla Pallacanestro Trieste 2004. Con me c'è Alessandro Nocera, che è responsabile del settore giovanile della Pallacanestro Trieste e di Basket Trieste. Partiamo dall'idea che c'è alla base e che fa un po' da fondamento al settore giovanile di questa società, che è un po' diciamo il cuore del basket triestino, dei giovani triestini che si avvicinano verso il basket giocato e poi con il sogno del basket di vertice. Sì, io sono arrivato quest'anno, questo è un club che già da diversi anni diciamo sviluppa un progetto di alto livello, di eccellenza, e appena sono arrivato ho trovato un club molto, molto organizzato, che rispecchia diciamo l'eccellenza che anche la fondazione che ci sostiene rappresenta per il territorio. E il nostro progetto ha essenzialmente due idee. Una è quella di migliorare la base, quindi di fare uno sport per tutti, e che lo sport, il basket, sia diciamo una palestra per la vita, quindi che vede il basket come uno strumento dove dentro il campo ogni bambino, ogni ragazzo deve superare le difficoltà e fa una diciamo prova, fa le prove generali per quello che poi succederà nella vita di tutti i giorni. Dall'altro aspetto invece c'è l'eccellenza, c'è il collegamento con la prima squadra, c'è i migliori, diciamo la voglia e l'idea di allenare i migliori atleti triestini al massimo livello, quindi andare sul miglioramento fisico, tecnico e mentale per portarli verso il professionismo che è rappresentato dalla Pallacanestro Trieste, la nostra 2, che è un fiore all'occhiello a livello nazionale per la valorizzazione dei giovani giocatori. Allora, la Pallacanestro Trieste, la nuova Pallacanestro Trieste, è nata o rinata nel 2004. La particolarità sì. È che noi, nelle nostre spalle, abbiamo proprio il supergruppo sì. Di ragazzini nati nel 2004. Sì, questo è un gruppo di cui andiamo insomma molto orgogliosi, perché rispecchia bene le nostre idee, le due idee che abbiamo. Perché abbiamo un gruppo di 30 giocatori divisi in due gruppi che fanno lo stesso lavoro. Quindi entrambi fanno un lavoro estremamente qualitativo, dove abbiamo giocatori che lo fanno diciamo per divertimento, con ragazzi piccoli che però già, nonostante la giovane età, stanno con dei risultati importanti, come il quarto posto al torneo di Varese, con torneo nazionale, e altri risultati importanti a livello cittadino e interregionale, stanno dimostrando di avere delle qualità di un certo tipo, insomma. Dopo l'uno contro uno lavoriamo sul 2 contro 2. 2 contro 2 sempre su 4 canestri. Usiamo prima posizione, guardia a guardia. Un'altra coppia senza palla e guardia a guardia da questa parte. Stessa cosa lavoreremo da quel lato. Cosa voglio dal momento in cui partiamo? Il segnale di partenza è la difesa sul pallone che tocca la palla. Da questo momento attaccante cerca di penetrare o verso il centro o verso il fondo, l'altra guardia si spazia, cerca di dare una linea di passaggio facile all'attaccante. Giochiamo 2 contro 2 entro i 10 secondi, la difesa conta 10. Lavoriamo sempre con le spaziature, quindi anche da questo lato una posizione di guardia a guardia. Vieni Bianco e Matteo, un'altra sul lato opposto. Cerchiamo di lavorare sempre su quattro canestri. Compito dell'attacco è anche non andare contro gli ali difensori. Pronti? 3, 2, 1, via! Spaziarsi, cerca di spaziarti, Anna da una linea di passaggio. Anna, ricevo, fronteggio e dopo guardo il canestro. Non posso partire. Subito altre due coppie in campo. Coppie in campo velocemente sia da un lato che dall'altro.
Tocco la palla e parto! Via Leggo dai ragni di passaggio, troppo semplice Federico, due palleggi è andata a canestro, non serve! Palla Cristina che parte! La difesa deve cercare di reagire al primo palleggio! Via Esco, difesa, stai basso sulle gambe, Gago, basso sulle gambe, accompagnare! Ricevo, fronteggio Paoli, fronteggio e vado. Bravo Paoli. Oh, fine passaggio, Federico. Anna, un secondo ancora, palleggio, arresto e tiro, ce la faccio. Via, ricevo, fronteggio, prima di palleggiare, guarda il canestro, cercare di fronteggiare. Subito due coppie in campo, due coppie in campo. Segnale, Paoli devi toccare la palla per partire, troppo facile Paoli. Cerca di star basso, reagire al suo movimento. Dopo il tiro taglia fuori. Subito in guardia, andiamo. Dagli allenamenti che avete visto in questo momento e che vedremo poi ancora nel corso della trasmissione, dagli esercizi orchestrati da Davide Pensabene, direttore della sezione mini basket del Basket Trieste, ad Eric De Polo, responsabile organizzativo di Basket Trieste, triestino doc, che ci racconta invece la storia di questa società giovanile che di fatto poi lavora per la Pallacanestro Trieste in questi anni. Praticamente Basket Trieste è nato 7 anni fa come settore giovanile della Pallacanestro Trieste, come società satellite, appunto per avere un'identità precisa per quanto riguarda il settore giovanile. Siamo partiti nel 2009-2010 con due squadre, quella volta i nati nel 93, i nati nel 94, alcuni nomi, Luca Sauro 94, capitano Andrea Coronica nato nel 93. Negli anni siamo cresciuti molto, questo siamo alla conclusione del 7º anno. Contiamo circa 300 ragazzi tra mini basket e settore giovanile, suddivisi in 8 squadre giovanili e i 2 centri mini basket, il nostro presso il comprensorio Valmaura nella scuola Rossetti e il secondo che è associato a noi è il centro Coselli qua vicino di via Carli. Tanti naturalmente i giocatori che grazie anche alle collaborazioni con le altre società sono passati attraverso il Basket Trieste e sono arrivati ai vertici, alla prima squadra. Sicuramente la collaborazione con altre società come Azzurra, Salesiani Don Bosco, Iadran ha fatto sì che da un gruppo di persone che volevano fare pallacanestro della loro vita sono usciti giocatori importanti come Michele Ruzier, Stefano Tonut o anche i stessi 92, Alessandro Scutiero, Carlo De Petris, Michael Teghini. Adesso speriamo che anche nelle prossime annate riusciamo a tirar fuori più di uno come fatto fino adesso. Domanda a bruciapelo, com'è lavorare con i bambini barra ragazzini? No? Perché qualcuno dice, beh, alleni i ragazzini. No, è duretta, insomma, non è una cosa facile, bisogna essere professionisti. Direi di sì, nel senso che se si vuole fare le cose bene come in qualsiasi campo bisogna essere in un certo senso professionali e professionisti in questo. Noi cerchiamo di dare una struttura al nostro settore giovanile fin dal mini basket. Abbiamo in tutti i gruppi un allenatore professionista che cura la parte tecnica, un preparatore atletico che è Lorenzo Giannetti, decennale esperienza tra Serie A e anche nazionali giovanili. Nel settore giovanile, oltre ad Alessandro Nocera, responsabile tecnico, abbiamo Alessandro De Pol, alto triestino doc. Fino all'anno scorso c'era Giuliano Stibiel, che adesso sta facendo le sue fortune a Ferrara in Lega 2 femminile. Nel settore mini basket, insieme a Davide Pensabene, c'è Paolo Della Costa che fa sia da istruttrice sia da preparatrice fisica, laureata ISEF, e tutti i gruppi vengono seguiti da un dirigente per qualsiasi evenienza. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, è importante insegnare la tecnica, i fondamentali, ma anche importante e non annoiare i ragazzini, fare in modo che gli allenamenti siano spesso diversi l'uno dall'altro in modo da attrarre sempre la loro attenzione e tenere la soglia dell'attenzione alta. Sicuramente sì, ma dall'altra parte anche dobbiamo stare molto attenti al comportamento, quindi cercare di crescere ragazzi e poi uomini prima dell'atleta, per cui cerchiamo di dare un'impronta positiva alla vita e cerchiamo di tenerli piuttosto in palestra che rispetto a andare in giro per strada a fare danni.
con Alessandro Nocera, che insomma è proprio da quest'anno a guidare il settore giovanile di Pallacanestro Trieste e Basket Trieste. Prima esperienze importanti, a partire insomma da uno scudetto, il primo scudetto under 15 della Stella Azzurra Roma, ma non solo. Sì, diciamo, ho avuto la fortuna di crescere a livello professionale in dei club importanti come la Mensana Siena degli anni d'oro, che vinceva tutto, e dove era come essere al Barcellona, era il top insomma a livello organizzativo, a livello, nonostante poi le cose che si stanno dicendo ultimamente, però per chi ci lavorava dentro sul campo era veramente il top. E poi di stare alla Stella Azzurra, che negli ultimi anni ha raccolto tra i migliori talenti d'Europa, e quindi la possibilità di vincere scudetti, di fare tornei internazionali come l'Eurolega giovanile l'anno scorso, quindi diciamo che sono stato fortunato, ho avuto anche degli ottimi maestri. Ecco, cosa hai tentato di portare da una situazione come quella di Siena, di grandi professionisti, di grande società, a livello di nozioni, di modo di approcciarsi al basket con i piccoli? Cioè, cosa ti sei portato dietro a livello di bagaglio che puoi trasferire anche ai giovanissimi? Ma diciamo che la mia formazione è un po' particolare, perché io nasco, cioè Siena mi aveva chiamato proprio con l'idea di gestire questa fascia d'età. Cioè io avevo incominciato a Parma lavorando proprio con i piccoli, quindi partendo subito con 10, 11, 12 anni, e in 2-3 anni avevo fatto un bel progetto per quell'annata, e poi Siena mi aveva chiamato perché per la prima volta non voleva solo occuparsi dei grandi, ma voleva anche avere qualità nei gruppi piccoli. Diciamo, quindi a Siena ho sviluppato ulteriormente queste mie conoscenze su queste fasce d'età, e dopo invece negli anni successivi ho sviluppato, migliorato tutto il lavoro che è sulle fasce più grandi, quindi 15, 16, 17, 18. Esperienze poi anche di sapore internazionale, come l'invito al Jordan Brand Classic, un appuntamento internazionale dal punto di vista dei giovani a livello mondiale. Sì, è stata un'esperienza assoluta, forse è stata la più bella della mia carriera finora, perché stare 3 giorni a lavorare con i migliori 40 prospetti d'Europa, con uno staff composto da allenatori NBA, da leggende come Jack Sigma, e lavorare sul campo con Gannon Baker, che è l'allenatore individuale della Nike, quindi che lavora con Kobe Bryant, con LeBron James, Kevin Durant, quindi è stata l'occasione di lavorare al top, e quindi è stata un'esperienza il top del top. È stato una cosa professionale, qualificante, divertente, bellissima. Allora, torniamo un po' ai ragazzi che si stanno allenando alle nostre spalle, i ragazzi del 2004. Avevo visto una curiosità che a quest'età si allenano ancora ragazzi e ragazze assieme. Fino a quando possono farlo? Sì, noi come Basket Trieste diciamo che non ci precludiamo l'idea di lavorare sia con maschile che femminile. Dopo una certa età diciamo privilegiamo anche le numerose squadre sul territorio triestino che hanno lavorato benissimo negli anni nel settore femminile, quindi diciamo che da un range che va dai 13 ai 14 le teniamo, dopo diciamo le lasciamo proseguire verso dei club che hanno nel loro focus principale la pallacanestro femminile. Guardia, posizione centrale, posizione di guardia, stessi concetti di spaziatura, cerchiamo di seguire la penetrazione, diamo le diagonali di passaggio, l'attacco a disposizione sempre 10 secondi. Adesso compito della difesa è prima non farsi battere facile per andare a canestro. Compito degli altri due difensori è anche scalare ed evitare che succeda questo. Pronti sulla linea di passaggio. Pronti? Un terzetto, puoi anche stare più alto. Manca un terzetto laterale, c'è lo spazio per farlo. Difesa dov'è? Bianco sta in... Pronti? Via! Tut-
molto bene, cerca di fronteggiare, cerca di fare un arresto di potenza. Stessa cosa, partiamo di variare. Pronti, cerca di andare dove non c'è la difesa, ma cerca di non andare contro gli altri compagni. Dobbiamo vedere anche chi c'è dall'altra parte. Pallone subito, o di qua o di là, indifferente. Via, fai toccare la palla e parti in uno contro uno. Andiamo. Anna, via, gioca. Pronti per il ribaltamento, fronteggia. Non ci sono. Anna, stai giocando dove c'è. Ci sono troppi compagni di là. Forse è meglio, dopo aver tagliato, occupare il lato opposto. Pronto, tocca la palla e pronto a partire. Via, scivola, scivola, leggi diagonale di passaggio, bravo! Anna, esci. Cristina subito, palleggio, arresto di potenza. Diamo subito pallone a Gago. Toccato, parti in uno contro uno, Gago. Arresti, linee di passaggio. Gago, occhio di frazione di passi, giù la palla. Fronteggia, bravo. Gioco coi perni anche... Gago, forse era meglio un giro reverse, palleggio, sei sotto canestro. Pronti subito a partire, andiamo! Subito, palla rolli anche qua, subito, cominciamo, subito la palla! Matteo, aspetta che ci siano tutti e tre! Matteo, vieni qua, veloce. Veloce, la coppia centrale dov'è? Coppia laterale, pronti? Il segnale di partenza è quando Jacopo ti tocca la palla, prima non parti, via. Muoversi con la palla, cerchiamo di fermarci con gli arresti e cercare le linee di passaggio. Ok, stop! Cambiamo, adesso il gruppo che era sul campo grande va sul campo piccolo e viceversa. Veloci, occupare sempre le tre posizioni. Il segnale è la difesa che tocca la palla. Come devo difendere? Sono in posizione corretta? No. Stai giù, piegato e tocca la palla. Via, iniziare. Passi in partenza c'era, Jacopo vicino, muovi i piedi, Samardo pronto ad uscire, veloce, Samardo recupero, deve essere più veloce, veloci, due posizioni di guardia, 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 guarda, fronteggia canestro prima di mettere giù il pallone, stop. Adesso ci sono quante persone in campo? Ce ne sono 6 e 6, sono 12. Devo guardare dove partire. Se parto verso destra, c'è già gli altri, ci sono già gli altri lì pronti, non serve a nulla. Andiamo, pallone centrale. Tocca la palla, pronto. Seva, forse è meglio tirare mano sinistra, sono dal lato sinistro. Ancora una volta dal campo al microfono con Eric De Polo per parlare delle tante collaborazioni che Basket Trieste ha sul territorio con le altre società nello specifico e anche insomma i progetti particolari che vengono seguiti. Ma indubbiamente insieme a Mario Ghiacci, Dario Bocchini e Eugenio Del Masson abbiamo cercato in tutte le maniere di collaborare con tutte le società possibili, soprattutto triestine, affinché i giovani triestini non debbano andare via dalla loro provincia per fare il pallacanestro di livello. Il sogno è avere 10 ragazzi che giocheranno triestini, che giocheranno in prima squadra, speriamo di riuscirci negli anni. La risposta è stata direi ottima, nel senso che quest'anno il gruppo Under 18 sotto il nome Pallacanestro Trieste, gestito sia da noi sia da Pallacanestro Trieste, ha dei ragazzi dell'Azzurra, dei Salesiani, dello Iadran. Poi abbiamo un gruppo Under 13 in collaborazione con i Salesiani Don Bosco, in cui dividiamo la parte tecnica, ma abbiamo lasciato a loro il nome, diciamo, come società per avere la loro squadra in Serie C.
Tra l'altro, visto che ci stiamo avvicinando all'estate, no? Estate significa camp, il che significa poter giocare magari all'aperto, migliorare i fondamentali guardando giocatori magari anche di vertice da parte dei ragazzini e divertirsi. Assolutamente sì, quest'anno oltre diciamo al basket abbiamo aiutato All In Sport a fare il Memorial Tramontin. Il ragazzo purtroppo è deceduto troppo presto per una malattia incurabile, aiutandoli specialmente per quanto riguarda il cercare squadre di alto livello per alzare sempre di più l'asticella della parte tecnica. Oltre a costruire questo torneo, cercheremo di fare una novità di quest'anno, faremo un camp insieme a Pallacanestro Trieste, verrà chiamato Alma Basket Camp. Soprattutto lo sponsor e anche Mario Ghiacci aveva questa voglia, questa esigenza di provare a fare qualcosa a livello estivo. Sarà un camp diverso e particolare rispetto agli altri camp che si trovano in giro, esclusivamente per i ragazzi del mini basket, quindi nati dal 2004 al 2008, che cercheremo di farlo il più possibile in inglese e non in italiano. In chiusura con te, il tuo più bel ricordo di questi anni di lavoro con la Basket Trieste, una partita, una vittoria, un volto, un ragazzo che ce l'ha fatta, qualcosa che, come dire, ogni tanto ti viene in mente pensando all'attività con questa importante settore giovanile? Ma direi, senza togliere meriti a nessuno, vedere Andrea Coronica che parte dal mini basket e arriva capitano della prima squadra in Lega 2 sia la cosa più bella in assoluto che ci è successa. Sotto canestro, pronti? 5, 4, 3, 2, 1, via! Muoversi senza palla, occupare spazi liberi. Uscire e giocare subito! Uscire e giocare! Palla contesa, palla difesa, rossa! Palla rossa, devi toccare la difesa, Rolli prima. Attenzione. 1-0, chi segna regna, palla ai rossi. Chi segna regna, toccare la palla prima di tutto. Toccare la palla, la difesa deve toccare la palla prima di partire. Reagire, stai basso, petto davanti la palla. Dov'è la palla? Dov'è la palla? Iacri gioca senza palla, ribaltamenti, dai una linea di passaggio, bravi! Bravo Luca, buon tiro! Forte, usciamo subito! Palla bianca e partire! Otto palleggi per non aver fatto nulla. Prima guardo il canestro, dopo parto. Buon taglio, bravo Mattia. Fronteggia Luca. Linea di passaggio, bravo. Sei sempre... Via Bianco, esci, fai toccare la palla a difesa e partiamo. Via. Bianco, muoviti senza palla, crea spazio. Anna, i ribaltamenti. Anna, non tenere la palla sullo stesso lato. Bravo. Reagire, pronti. Luca, buon aiuto. Jacopo già piegato, pronto per tirare. Via, esci, usciamo dalla linea a tre punti. Tocca la palla, fai toccare la palla alla difesa. Rimba, usa il perno, guarda i compagni, bravo Luca, buon tiro, dai rimbalzo, uscire e toccare, fai toccare la palla. Jacopo crea spazio, Anna pronta per ricevere, se non ricevi di tagliare Anna. Rolli il polso, non stai usando il polso quando tiri.
Naturalmente per portare tutti questi ragazzi in palestra e per proseguire questo tipo di attività nel tempo serve una collaborazione con le altre società del territorio che so tu hai tenuto, diciamo così, ad impostare sin dal tuo arrivo. Sì, diciamo che seguendo le idee del club, della direzione di Basket Trieste, abbiamo insomma cercato di sviluppare un rapporto con il territorio, e non parlo solo di Trieste ma parlo anche a livello regionale, dove stiamo andando a fare degli allenamenti nei vari centri, no? per metterci noi in prima linea a dare una mano, a stabilire dei rapporti di collaborazione e di scambio reciproco con i vari club del territorio. Sicuramente Trieste è una città favolosa dal punto di vista della pallacanestro, perché ci sono tanti allenatori, tanti giocatori, tanta passione, quindi per me è piacevole ed è motivo d'orgoglio di collaborare con un territorio così, così florido e di essere a disposizione come club di riferimento e di collegamento con la prima squadra, di essere a disposizione del territorio per sviluppare i migliori giocatori. Naturalmente l'attività giovanile anche in prospettiva Pallacanestro Trieste ha come dire, come sempre due obiettivi paralleli: da una parte crescere dei giovani sotto tutti i punti di vista, dall'altra crescere anche i migliori talenti che arrivano dal territorio. Quindi che tipo di attività? Perché da una parte ci sono quelli che insomma magari faranno una bella esperienza giovanile, magari giocheranno nelle minors triestine, poi ci sono invece talenti su cui lavorare magari in maniera diversa, con più applicazione, per portarli alle soglie della Serie A. Sì, diciamo che noi sviluppiamo un lavoro che vuole portare tutti i giocatori del nostro club, e soprattutto quelli motivati, perché alla fine quello che ognuno ha dentro è quello che permette veramente di fare la differenza. Tu puoi anche essere in un club magari anche dove non puoi avere tutte le strutture del mondo, ma se tu hai voglia alla fine arrivi, ok? Se tu hai voglia e sei da noi, noi diamo la possibilità di diventare il miglior giocatore che vuoi essere. Che tu sia Michael Jordan o che sia un ragazzo che viene qua per divertirsi. Quindi la possibilità viene data a tutti, dando a tutti la possibilità di fare lavoro fisico, dando a tutti una certa attenzione e dando a tutti la possibilità di fare lavoro individuale, quindi pochi giocatori con un coach, quindi dando a tutti la possibilità di migliorare. Ovviamente arrivando a una certa età, anche il rapporto con la prima squadra, quindi il rapporto con il capo allenatore, con la dirigenza, dà la priorità dello sviluppo ad alcuni giocatori, o comunque dà un po' più di possibilità. Però la nostra idea è, fino a una certa età, spingerli tutti al massimo le loro possibilità, anche perché non puoi mai sapere con i ragazzi che è veramente... Sì, perché qualcuno si sviluppa prima, qualcuno si sviluppa dopo, può darsi che chi era più debole a 12 anni, a 17 sia uno dei migliori. Quindi nel frattempo possiamo dire fondamentali, fondamentali, fondamentali. Sicuramente, fondamentali, andando sul dettaglio. Noi siamo, diciamo, siamo abbastanza precisi su questi concetti, e anche per la mia esperienza, ma anche per la storia di questo club e per gli allenatori che mi hanno preceduto, la cura del fondamentale e del dettaglio è un fiore all'occhiello di questo club. La cura del giocatore a livello fisico, avendo un preparatore come Lorenzo Giannetti, che ha fatto anni di esperienza ad alto livello in club importanti, tra cui la Fortitudo, e degli anni d'oro. Quindi diciamo che abbiamo uno staff che permette al giocatore di andare sul dettaglio, che quello alla fine fa la differenza, se è unito alla voglia. Per chiudere in simpatia questa puntata di Trieste in diretta, tu non sei triestino ma sei stato triestinizzato, e sai che a Trieste il basket è come il calcio, perché ne sanno tutti, sanno di basket a Trieste, tutti quanti. Sei una religione. Bene, con questa battuta finale chiudiamo questo Trieste in diretta speciale dedicato a Basket Trieste e ai giovani che abbiamo visto in campo, e speriamo alcuni di questi in futuro di vederli al Pala Trieste a giocare al massimo livello.